là a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo un po' incasinati, sì, lo ammetto, c'ho un po' di bordello in giro qua nel video ragazzi, ma voi non vi dovete preoccupare perché oggi ho deciso di portarvi una roba abbastanza interessante, più che pastrucciata, non vi preoccupate ragazzi. Da oggi voglio fare una serie di 3-4 video, non di più ragazzi, dove finalmente vedrete con i vostri occhi gli aggiornamenti che saranno disponibili sulla nuova versione di What the Hen. Da oggi ragazzi parliamo di tutte le modifiche che verranno implementate nelle truppe del gioco divise per fazioni. Vi sembrerà una roba allucinogena, ma andate tranquilli che quando vedrete le modifiche che hanno apportato a tutte le truppe vi renderete conto di quanto il gioco finalmente cambierà radicalmente e quanto Charged Monkey sta dando giù duro per equilibrare un eventuale inserimento di una modalità PvP, player versus player, in tempo reale come in Clash Royale. Allora ragazzi, lo vedete sopra di me c'è la versione attuale, quella che tutti siamo abituati a giocare con il nostro What the Hen, quella che praticamente non arriva, cioè non è stata aggiornata se abbiamo già un profilo vecchio, mentre di qua ragazzi c'è la versione aggiornata di What the Hen. Come vedete posso muoverla senza nessun problema, se però uscisse dal bianco, ok, molto male, va bene, fa niente, come vedete già qualche modifica la state vedendo, ma adesso la lasciamo lì ragazzi, la vedremo in altri video. Spostiamoci invece nella parte dove vogliamo lavorare oggi, che sono appunto le due parti dei videogiochi relativi alle carte. Oggi voglio parlare con voi dei paesani, anche perché sappiamo che gli incantesimi non hanno abilità, non sono state inserite abilità negli incantesimi, quindi sono le uniche carte che vengono mantenute così come le conosciamo noi. Allora ragazzi, partiamo dalla nostra angelona tettona, vediamo, andiamo a vedere, come vedete sopra qua, ecco, questa è la nostra Angela versione attuale. Fatemi abbassare il versione attuale, così vedete bene, come si vede male questo versione attuale. La nostra Angela ha 4 abilità: la abilità di respingimento, la abilità di padella friggente, quella che l'attacco di mischia a volte respinge e stordisce i nemici, lo sappiamo, a livello 10 rallentamento, che può rallentare per un periodo i nemici nell'area, e a livello 30 ragazzi sfruttatore, che ha il 50% di più in di danni nella verso i nemici rallentati. Guardate ragazzi invece con il nuovo aggiornamento come viene modificata Angela ragazzi, lo vedete qua di fianco a me, come vedete solamente un'abilità per Angela. Scusate se intanto sistemo qua le cose, ma tanto a voi non ve ne frega niente, facciamo tutto proprio alla luce della luna. Vediamo se riusciamo, ecco, mettiamo qua. Unica abilità per Angela ragazzi che cambia tra l'altro è stordimento. Ogni attacco, ogni terzo attacco, qua c'hanno ancora problemi di traduzione, stordisce per un secondo e mezzo. Quindi ragazzi, ogni terzo attacco la nostra Angela stordisce la truppa per un secondo e mezzo. E vi ricordo ragazzi che una truppa stordita è una truppa immobile che non può attaccare. Proseguiamo veloci come i figli del vento ragazzi e andiamo verso il nostro Alcolix ragazzi, e chi segue le mie live lo sa, il ballo dell'alcolizzato ragazzi. Il nostro Alcolix attualmente sappiamo che fa le veci di un curatore, ha al primi livelli l'abilità appunto curatore, cioè a volte cura un nemico, poi diventa curatore esperto, a volte cura due eroi amici, mentre a livello 30 prende l'aura curativa, cioè incrementa la regenerazione dei punti vita degli eroi amichevoli praticamente quasi sempre.
Se andiamo invece nella versione aggiornata, ragazzi, sostanziali modifiche anche per Alcolix. Andiamo a cliccarci sopra e come vedete gli vengono eliminate le due abilità. Non si sa bene perché, io non so, ragazzi, se vengono poi implementate mano a mano che sblocchi i livelli, ma in realtà non credo, perché ci sono dei personaggi che hanno già più abilità. Per il momento sembrerebbe abbiano eliminato anche tutte le altre due abilità di Alcolix, mantenendogli solamente il medico è qui. Addirittura cambiata anche il nome: al primo attacco cura il primo in fila. Quindi, ragazzi, sembra che la domanda ci venga già risposta con questa, con questo controllo: al primo attacco cura il primo in fila. Quindi modifiche proprio completamente per tutte le abilità anche del nostro Alcolix. Intanto, ragazzi miei, se vi sta piacendo questa pazzia che ho fatto oggi per farvi vedere in tempo reale le vere modifiche del nuovo aggiornamento, lasciate un bel like a questo video. Mi raccomando, fatemi vedere quanto vi piacciono i video editati di What The End e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Avanti, avanti, che ne abbiamo tanti, ragazzi. Arkinson Soldato, anche lui, lo sappiamo, non tutti lo usano. Arkinson Soldato vedrete poi nell'aggiornamento, ragazzi. Ha due abilità: la Mazza Orda, cioè il più 30% di danni verso la fazione Orda, e a livello 30 nella zona. Velocità attacco aumentata del 100% fino a un massimo del 200%. Quindi anche Arkinson molto molto cattivo. Se andiamo invece a vederlo nella versione aggiornata, Prot! Due abilità anche per lui, subito disponibili, ragazzi. Le ho anche già dette nel video che avevo pubblicato di tutte le nuove abilità di What The End. La prima abilità, ragazzi, è la spina nel fianco. Ogni terzo attacco causa il 50% di danno aggiuntivo. E non è male, perché Arkinson Soldato, ragazzi, attacca anche abbastanza velocemente. Ma la seconda abilità è quella più interessante, quella più sugosa, quella che ci piace, che mi piace personalmente di brutto, che è l'abilità Sciame, ragazzi. E eroi multipli appaiono allo stesso tempo. Quindi vuol dire che al costo di un Arkinson ce ne vengono messi giù due nel campo da gioco. E capite, ragazzi, che inizia a diventare una carta molto più interessante da essere usata. Avanti ancora, allora, avanti ancora. Abbiamo il nostro Arkinson Cupido, che come vedete qua è veramente OP, cioè c'ha la conversione, lo sappiamo, quel cuore lì con la freccia, cioè se è attaccato converte poi l'avversario. C'ha addirittura la riconfigurazione, cioè quando muore prende il controllo di tutti i nemici, e non contenti gli è andato anche il benedetto dagli dei, cioè a volte diventa invulnerabile. Quindi è tipo una specie di Terminator, però con le ali aperte, petto nudo, e anche con un po' di barba in più del nostro Svarzi, ragazzi. Lo depotenziano ovviamente pesantemente nell'aggiornamento. Vediamo se riesco. Ah no, l'hanno messo qua perché li hanno divisi. Come vedete, ragazzi, intanto è anche modificato il numero di carte del nostro deck. Lo sapete meglio di me. Il nostro Arkinson Soldato gli viene tolta. Gli viene tolta l'abilità invincibile. Vi viene inserito l'adescamento. A volte prende il controllo. Nonna! Ciao, nonna! Sì, sto finendo di asciugarmi i capelli, arrivo! Sì! Sì! E va bene! Sì! Va bene, ok! Ok! Va bene! Ciao, nonna! Ciao, ciao! Andiamo avanti, ragazzi, che non abbiamo così tanto tempo da perdere, e quindi ci spostiamo sulla carta numero 4, l'Arkinson Cupido, ragazzi. L'Arkinson Cupido è veramente, cioè, una cosa ai limiti dell'impossibile, tipo Schwarzenegger. Ha tre abilità, ragazzi: ha la conversione, cioè che si chiama in realtà adescamento, a volte prende il controllo di un nemico per 5 secondi e già lì è straforte. Ma non contenti, gli è andato anche la riconfigurazione, cioè alla morte prende il controllo di tutti i nemici nell'area, e già qua sarebbe una roba incredibile. Ma non contenti, gli è andato anche il benedetto dagli dei, cioè a volte diventa invulnerabile. Quindi, ragazzi, abbiamo un Arkinson Cupido della vecchia versione, simile al nostro Arnold Schwarzenegger, ragazzi, come potenza, completamente invulnerabile e assolutamente inattaccabile. Nella versione aggiornata invece limitano un pochettino
i danni di quello che avevano fatto, e l'Arkinson Cupido, ragazzi, gli viene eliminata un'abilità che è quella del benedetto degli dei, vi viene lasciata l'adescamento che è uguale a quella di prima, cioè a volte prende il controllo di qualcuno per 5 secondi, e la riconfigurazione che non è stata assolutamente toccata, cioè alla morte riesce a prendere il controllo di tutti i nemici nell'area. Però ci stava che almeno gli togliessero l'abilità, intanto qua andiamo dove non si sa, gli togliessero almeno l'abilità dell'infiggibilità, perché sennò era veramente troppo troppo forte. Passiamo al Gio quasi qualunque, ragazzi, io ce l'ho a livello 20 e quindi ovviamente si chiama così, se no lo chiamerete Gio sotto qualunque nei primi livelli. Due abilità anche per lui: ammazza orda, più 30% di danno all'orda, lo sappiamo, e nella zona, quindi la velocità del 100% fino al 200%, abilità uguale appunto a quelle di Arkinson Soldato. Se noi ci spostiamo invece nella versione aggiornata, vediamo che il nostro Gio sotto qualunque non ha nessuna abilità, ragazzi, vengono completamente tolte le abilità a Gio, non sappiamo se decideranno poi di aggiungerle, ma di certo una modifica pesante è stata effettuata su questa truppa qualora voi la usaste. Avanti ancora ragazzi, che le carte dei paesani sono davvero molte. Abbiamo la Andre Semplice nella versione old, ragazzi, Andre Semplice, carta rara, tre abilità per lui: il contrasto a respingimento, quindi assolutamente immune a tutti gli effetti da rallentamento, scusate, da ghiaccio o da stordimento. Fantastico il fatto che non può essere stordito, ragazzi, perché fidatevi che a livelli alti vedrete molte combo usate anche con la stordimento. Ha la palla demolitrice che respinge i nemici durante gli attacchi, e a livello 15 c'ha l'esecuzione, a volte sconfigge istantaneamente gli eroi sotto il 30% di vita. Se noi andiamo a vedere invece il nostro Andre Semplice nella versione aggiornata, radicale cambiamento, ragazzi, per le sue abilità. A livello 1, ragazzi, si sblocca subito questa abilità che è il cacciatore di evocatori, cioè attacca solamente l'evocatore, ragazzi, modifica radicale per Andre Semplice, che nella versione aggiornata ignora completamente le truppe eroe avversarie ma va direttamente sull'evocatore, già super shit qua, ragazzi, molto molto interessante questo Andre Semplice. Andiamo avanti nella versione old, ragazzi, la Boomer Anna, strapiena di abilità, ragazzi, c'ha il fendente, cioè gli attacchi colpiscono tutti i nemici a portata, c'ha l'abilità unica Boomerang che può attaccare due volte con lo stesso attacco, c'ha il succhiavita che cura per il 25% del danno subito, e come ultima abilità, ragazzi, l'infuriato, cioè il più 50% di velocità di attacco quando i punti vita sono la metà. Quindi la Boomer Anna, che la usano in pochi, però a livelli alti è molto molto cattiva, viene modificata ovviamente anche nell'aggiornamento, e come vediamo, ragazzi, gli vengono tolte tutte le tre abilità che vediamo qua sopra, gli viene lasciato solamente il Boomerang. Vediamo se hanno fatto qualche modifica. No, assolutamente, Boomerang riesce a colpire tutti i nemici a portata due volte, unica abilità a livello 1. Vediamo se poi succederà qualche modifica, lo sappiamo, io spero di sì, perché secondo me tolte così tante abilità si fanno davvero sentire. Andiamo con il Tony Paggetto, ragazzi, anche questa carta che si vede poco, e come vedete nel livello vecchio, nella vecchia versione, ha la mazza orda, già lo sapete, più 30% di danno contro l'orda, la mazza nani, più 30% di danno contro i nani, e la mazza elfi, più 30% di danno contro gli elfi, esatto, gli elfi. Nella versione aggiornata invece, ragazzi, Tony Paggetto completamente ripulito, Tony basso budget si chiama qua, perché è ancora, come si dice, è ancora nei livelli indietro, completamente ripulito da tutte le abilità. Andremo a vedere se ci saranno novità anche per lui, ragazzi. Oh, il Simus Sospetto, ragazzi, una carta ancora impossibile da trovare, anche lui 4 abilità, fendente, gli attacchi colpiscono tutti in mischia, l'area
curativa, quindi cura le truppe nella sua area, a caso addirittura il benedetto dagli dei, ragazzi, quindi diventa invincibile. Come ultima abilità la resurrezione, cioè a volte resuscita un eroe deceduto col 30% di vita, abilità anche tra l'altro di Betty Blue, abilità troppo forte, perché se riesce a tenerlo nel campo da gioco ogni tanto ti resuscita un eroe e già diventa un disastro quando ti trovi due OG davanti a livello 6. Il nostro Simus sospetto invece, ragazzi, andiamolo a vedere nella versione aggiornata, e come vedete, ragazzi, gli vengono anche a lui ripulite le tre abilità, gli viene mantenuta solamente l'area curativa, incrementa la rigenerazione dei punti vita degli eroi amichevoli, quindi anche questa, ragazzi, unica abilità mantenuta per Simus sospetto, ma vedremo quando sarà il momento di giocarci, dato che per ora non è possibile ancora trovarlo. Passiamo alle carte epiche, ragazzi, abbiamo Smith il caposquadra, io ce l'ho a questo livello e quindi si chiama così, ragazzi, per lui un sacco di abilità, ne ha ben 5, il fendente lo conoscete, l'infuriato l'abbiamo già visto, più 50% di velocità attacco quando i punti ferita sono sotto la metà, la palla demolitrice che respinge i nemici, poi comincia ad avere l'aura di fuoco, ragazzi, fa danno ai nemici vicini anche senza doverli toccare, e a livello 12 diventa benedetto dagli dei, quindi praticamente invulnerabile, ragazzi, diventa veramente una bestia. Andiamo a vedere per il nostro Smith che modifiche sono state apportate, e come vedete, ragazzi, anche a lui ripulite 4 delle 5 abilità, mantenuta solamente l'abilità palla demolitrice, ragazzi, però è cambiata, non fa più il danno, cioè fa un danno ma diverso, scaraventa il nemico 2 unità indietro, quindi modifiche anche per la palla demolitrice, della che la chiamo tra l'altro palla da demolizione, adesso non colpisce più tutti i nemici davanti rispingendoli indietro, ma il nemico più davanti viene ributtato 2 unità indietro. Mamma mia, ragazzi, che modifiche che stanno facendo in questo aggiornamento quelli della Charged Monkey, incredibile. Avanti ancora con il Minamoro Smith, ragazzi, lui addirittura ne ha 6 di abilità, ne ha 6, la palla il fendente, lo vedete, il benedetto dagli dei subito, l'ammazza paesani più 30% sul danno dei paesani, l'ammazza nani, l'ammazza elfi e l'ammazza robot più 30% di danno a tutte le truppe praticamente. Se ci spostiamo invece nella versione aggiornata andiamo a vedere, ragazzi, che a Minamoro Smith hanno tolto il benedetto dagli dei e hanno tolto il fendente, hanno mantenuto solamente le 4 abilità di incremento dei danni verso le truppe di altre fazioni nemiche, quindi ci sta, cioè averlo già è fortissimo, se poi gli mettevano anche il benedetto dagli dei eravamo veramente rovinati. Ultime tre carte, ragazzi, ultime tre carte dell'aggiornamento dei paesani per oggi. Vi ricordo intanto sempre quel super like lì che mi dovete far vedere, quanti me ne mettete così capisco quanto vi piacciono questi video, e mi raccomando l'iscrizione al canale, non ve lo dimenticate, se non l'avete ancora fatto troc, andate a iscrivervi al canale. Ciccio Chef, ragazzi, nella vecchia versione solo un'abilità per lui, il rallentamento, rallenta al 30% i nemici ogni tanto, e andiamo a vedere, ragazzi, stessa identica cosa anche per la versione aggiornata, non viene assolutamente toccata, rimane sempre rallentamento più 30% di possibilità di rallentare le truppe nell'area. Ultime due carte, ragazzi, il mister, oh stai qua, il mister Fermino, ragazzi, quella la staccionata che viene giocata come vedete all'onda d'urto, cioè quando muore respinge dietro tutti i nemici, al muro scudo tutti gli attacchi a distanza colpiscono lui, ha il contrasto e respingimento, quindi non può subire effetti da parte dello stordimento, del congelamento o del rallentamento, e a livello 12, ragazzi, ha la vendetta, cioè restituisce il 100% di danno verso l'attaccante che lo ha colpito. Andiamo a vedere, ragazzi, vengono modificate le abilità anche nella versione aggiornata, vengono portate a 2 da 4, di nuovo il muro scudo sempre presente, cioè riceve tutti gli attacchi, ma come vedete, ragazzi, viene inserita l'abilità decadimento, la salute dell'unità si consuma lentamente, andremo poi a vedere in base a che cosa, perché voglio capire se riesce a resistere di più agli attacchi o se quando ad esempio, non lo so come funzioni sinceramente, perché è molto strana questa abilità, non riesco ancora a capirla. Ultima carta, ragazzi, la leggendaria dei paesani, la nostra Lady Magician, andiamo a vederla, Lady Magical in realtà, piena di abilità anche per lei, c'ha la cura, come sapete, come Alcolis può curare un eroe, la trasformazione, cioè trasforma in polli il nemico davanti a sé, il curatore esperto a volte ne cura due, la trasformazione di massa
trasforma più truppe in polli e come ultima abilità l'adescamento migliorato che riesce a prendere il controllo di più truppe nell'area di gioco. Come vediamo ragazzi, nella versione aggiornata, radicale, pesantissimo cambiamento, eliminate tutte le abilità, mantenuta solamente ragazzi l'abilità della trasformazione, quindi solo la possibilità di trasformare una truppa nemica in pollo. Beh ragazzi, io vi ho stracciato le balle già abbastanza parlandovi di tutte queste abilità dei paesani per questa nuova versione di WoD End, che spero arriverà il più presto possibile, sono convinto arriverà con insieme l'aggiornamento al PvP. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video, lasciatemi un commento qui sotto per dirmi la vostra e noi ci vediamo presto! Ciao!